Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 5:15 in provincia di Perugia, nella zona colpita il 30 ottobre 2016 dal sisma di magnitudo 6. Secondo quanto riportano i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGF, il terremoto di stamani ha avuto epicentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a 4 km da Preci e a 12 da Norcia. Non si segnalano danni a persone o cose. Non solo. Nella serata di domenica 11 aprile, una scossa di terremoto di magnitudo 3,1 è stata registrata dall'INGV a 3 km a nord-est di Fiordimonte, nel comune di Valfornace, in provincia di Macerata, a una profondità di 9 km. Il movimento tellurico è stato avvertito in modo forte e chiaro dalla popolazione, che lo ha segnalato sui social. Anche in questo caso non ci sono state segnalazioni di danni a cose o persone. Tante le segnalazioni sui social, dove le persone hanno commentato spiegando di aver sentito in maniera chiara e forte la scossa, pur con una magnitudo di bassa intensità. Le zone sono quelle colpite in quegli eventi sismici del centro del 2016 e 2017, definiti dall'INGV sequenza sismica a matrice Norcia-Visso, che hanno avuto inizio ad agosto 2016 con epicentri situati tra l'Alta Valle del Tronto, i Monti Sibillini, i Monti della Logo e i Monti dell'Alto Aterno. La prima forte scossa si è avuta il 24 agosto 2016, alle ore 3:36 e ha avuto una magnitudo di 6. Zero, con epicentro situato lungo la Valle del Tronto, tra i comuni di Acumuri, Bri, e Arquata del Tronto, Ap. Due potenti repliche sono avvenute il 26 ottobre 2016 con epicentri al confine umbro-marchigiano, tra i comuni della provincia di Macerata di Visso, Lusita e Castel Sant'Angelo sul Nera, la prima scossa alle 19:11 con magnitudo 5. E la seconda alle 21:18 con magnitudo 5,9. Il 30 ottobre 2016 è stata registrata la scossa più forte, di magnitudo momento 6. Con epicentro tra i comuni di Norcia e Preci, in provincia di Perugia. Il 18 gennaio 2017 è avvenuta una nuova sequenza di 4 forti scosse di magnitudo superiore a 5, con massima pari a 5. Ed epicentri localizzati tra i comuni aquilani di Montereale, Capitignano e Cagnano a Minerva. Questo insieme di eventi provocò in tutto circa 41.000 sfollati, 388 feriti e 303 morti, dei quali 3 morirono per via indiretta, causa infarto per lo spavento. Pubblicato il 12 aprile 2021 alle ore 7:49, modifica il 12 aprile 2021 alle ore 7:49.